Con il solo voto contrario dei Verdi e l'astensione dei socialisti passa a maggioranza nella seduta plenaria del Comitato delle Regioni d'Europa al Parlamento Europeo l'emendamento sulla giusta transizione che ha avuto come relatore in qualità di presidente del gruppo conservatori e riformisti europei il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio. Si tratta di un documento importante che ora mette l'Europa nella condizione di un più sostanziale equilibrio tra la corsa sfrenata verso l'elettrico e una posizione più ragionata che tiene conto di due fattori principalmente. La crisi in cui versa in tutta Europa l'automotive e il rischio di cedere l'intera produzione di auto elettriche alla Cina. È una grande opportunità per la nostra regione, grazie a Marsiglio che ha intuito un tema importante che riguarda lo sviluppo economico non solo dell'Abruzzo ma dell'intera Europa. L'ha compreso, ha argomentato molto bene le ragioni che porterebbero l'Europa verso una transizione giusta che non lascia nessuno indietro e che soprattutto sia sostenibile non solo da un punto di vista energetico ma anche da un punto di vista economico e sociale. E il successo che ha riscontrato oggi è epocale perché è riuscito argomentando bene, quindi in maniera assolutamente fondata, a eliminare una serie di tabù che qui in Europa anche soltanto 8 mesi fa, 9 mesi fa erano dei muri incrollabili. Quindi grazie all'Abruzzo, l'Abruzzo protagonista per il lavoro espletato da Marco Marsiglio, inizia a delinearsi un nuovo modo di interpretare la transizione ecologica. Un riconoscimento importante dunque per Marsiglio, che non poteva che festeggiare meglio siglando in serata nella casa della Est Polonia un accordo molto vantaggioso per entrambi con la regione dei Precarpazi in termini di cooperazione industriale ed economica in settori cardine come quelli della difesa, ma non solo. Oggi abbiamo siglato questo protocollo che svilupperà ulteriormente questa cooperazione. Noi abbiamo alcuni settori, soprattutto quelli relativi all'innovazione tecnologica, all'aerospazio, in cui siamo entrambi molto sviluppati e possiamo creare sinergia e complementarità tra le nostre attività produttive. Abbiamo un obiettivo anche sul turismo, l'Abruzzo, il Gran Sasso e la montagna del Papa Polacco, e i polacchi sanno poco di questa predilezione che Karol Wojtyła aveva per il nostro Gran Sasso e per San Pietro, per il santuario alla Jenka, e insomma per il rapporto profondo che c'è. Nel Gran Sasso c'è anche una cima intitolata a Giovanni Paolo II, e quindi sviluppare questa conoscenza del nostro territorio e questo legame spirituale che c'è tra l'Abruzzo e la Polonia può aiutare anche a moltiplicare, a incrementare i reciproci flussi turistici. Quanto riguarda la nostra cooperazione, abbiamo tanto spazio in comune, tanti diverse idee per sviluppare la cooperazione economica, la cooperazione turistica, anche per quanto riguarda le nuove tecnologie. Abbiamo appena parlato con il presidente per sviluppare i progetti comuni.